Ma come no? Prima di tutto nelle situazioni di difficoltà no, non ci vuole pianto, non bisogna star lì a piangere, bisogna dare i giusti consigli e bisogna poi essere convinti di quelle che sono le nostre possibilità. Io penso che sia essenziale capire che poi dipende sempre la vittoria dal cuore e dagli uomini. E noi abbiamo una squadra di uomini, un gruppo di uomini che hanno fatto vedere nelle ultime partite, soprattutto sia quella con l'Arsenal, ma sia anche quella di Genova, di saper mettere poi in campo uno spirito corretto, uno spirito giusto. Io in questo momento qui non ho tempo per pensare ad altro, l'ho occupato tutto in funzione della mia squadra, in funzione di quello che deve essere poi, come si diceva prima, lo spirito di quello che deve essere la ricerca della squadra. Per cui non ho risposte in tal senso. Prego. I rischi sono che la Juventus sta facendo un bellissimo campionato, che ha avuto diversi infortunati, che però poi quando è andata a giocare le partite ha sempre fatto vedere una mentalità ben evidente, una ricerca ben precisa e di conseguenza sarà una partita durissima. Ma è dalle situazioni difficili poi che si determinano le svolte. Questa per noi è una situazione difficile. Però quanti spettatori ci sarà? 50.000. Abbiamo 50.000 ragioni per provarci. E non una semplice scusa per tirarsi indietro, per cui ci si prova. Allora, in questo senso qui io non sto con nessuno e non sono contro nessuno, io sto soltanto con la Roma. Io debbo fare il bene della Roma, debbo difendere la Roma quando mi sembra che gli siano stati fatti dei torti evidenti, poi non vado a far comunella con questo o alleanze contro qualcuno. Io faccio la mia corsa, mi sembra corretto che poi ci sia stima verso una persona che ha evidenziato nella sua carriera di saper fare bene il proprio lavoro, il proprio mestiere e anche la Juventus, pur dei momenti particolari nella sua storia, ha fatto vedere di essere un club molto capace e molto organizzato. Per cui ci sarà un rendersi conto di quello che la storia dice, insomma, ecco. Allora, a me non ha dato nessun tipo di fastidio, io ho soltanto risposto a voi, a quelle che sono state le vostre allusioni. A me di quello che dice Ancelotti non mi dà fastidio niente, anzi, torno a ripetere che è un grandissimo allenatore e che se dice, come ha ribadito in questo caso, di voler allenare la Roma in futuro, la Roma sarà sicuramente in buone mani. Gli Ancelotti facciamo parte anche del direttivo dell'Associazione Allenatori Italiani e di conseguenza dobbiamo lavorare anche per migliorare quella che è la nostra categoria e dobbiamo presenziare a delle riunioni, ci siamo già sentiti proprio in questo senso e di conseguenza quello che continuo a dire, che io non vado d'accordo con Ancelotti, insomma, secondo me rischia di fare delle brutte figure, ecco. No, quello che è il rapporto all'interno fra me e Totti è diverso da quello che viene riportato da alcuni tiratori scelti che di mestiere fanno il cecchino, che si rimpiattano sui tetti e sparano di qui, sparano di là e poi tanto, come sempre succede nei film, finiscono le munizioni e poi vengono presi, vengono catturati. Sparano a destra, sparano a sinistra e poi presi. Questo fa parte un po' della formazione, bene mi prenda tutto il tempo a disposizione perché c'ho l'imbarazzo della scelta. Mi a disposizione. Come no, a me mi sembra che questa proprietà abbia,
evidenziato grandissime qualità sotto tutti gli aspetti. Io non so poi evidenziare differenze possibili fra noi e altri club, perché posso dire quelli dove ho lavorato io, oppure fare confronti con quelli dove ho lavorato io, però non sicuramente con il Real Madrid, ecco. Io dico che qui sono stati fatti programmi e sono stati dati poi dei ruoli ben precisi, abbiamo delle personalità assolute che gestiscono poi la nostra società, in primis la dottoressa Sensi, che vuole essere sempre informata di tutto, e poi è lei che decide quale strada intraprendere, perché mi sembra corretto e giusto così che l'ultima parola la metta il nostro amministratore delegato. Poi tutte queste persone che lavorano dentro la Roma, per essere in questo posto e per avere quel ruolo, hanno sicuramente qualità che probabilmente qualche volta possono essere non condivise, però per arrivare qui ci vogliono qualità. Questo non lo so, a me mi sembra che per come si è lavorato in questi anni, la Roma se la sia cavata bene, abbia affrontato e si sia confrontata su tutto in maniera eccelsa, ecco, per cui non so rispondere. Sicuramente c'è sempre possibilità di migliorare e noi ci stiamo adoperando per dare continuità e per trovare sempre qualcosa di nuovo da proporre e per ambire sempre a risultati più importanti. Ma secondo me non conta andare poi a parlare molto sui giornali per farsi pubblicità e per dire delle cose che determinano sempre una reazione. Conta essere presenti, far vedere e far valere quelle che sono le nostre qualità, le nostre posizioni, i nostri ruoli, e io penso che la Roma l'abbia fatto come ho fatto io, come ha fatto anche Daniele. Noi stiamo lavorando su quella che deve essere poi la nostra qualità, di essere squadra, di mantenere la palla a terra, di giocare in velocità, di avere uno spirito di squadra corretto, insomma, le stesse qualità, le stesse caratteristiche che hanno fatto i risultati della Roma degli ultimi anni, ecco, non è che si possa improvvisare da una settimana a un'altra. Fa sentire fiducia a questi ragazzi che sono con noi, perché poi non dobbiamo avere il rammarico di non averci provato, quella sarebbe sicuramente la cosa sbagliata che faremmo se non si entra in campo poi con la determinazione e la ricerca giusta, il coraggio sempre di osare. Un'occhiata viene fatto in conseguenza a quelli che sono i nostri risultati, noi dobbiamo fare la nostra corsa, dobbiamo fare risultati, perché poi di partite non ne mancano moltissime, questa è una partita delicata, non comprometterà niente sicuramente. Però, come ho detto prima, insomma, la ricerca deve essere quella giusta, ecco. Totti per me è l'eccellenza dei calciatori che ho allenato fino a questo momento nella mia carriera, e io ho un grandissimo rapporto, oltre che a una grandissima stima reciproca, per quello che ho letto, per quello che mi dice, e c'ho anche sul numero di cellulare io. Vi posso anche telefonare la sera. Voi no. Riportate quello che vi dice qualche un altro. No. Ce l'avete sul numero cellulare. Oh, dillo se ce l'hai. Sì, quello che c'ho io no. Ho la squadra forte, per cui di conseguenza sicuramente sì. Non mi sento di dire niente, dico che ho sbagliato sicuramente nello sviluppare il mio ruolo, perché ho una squadra forte, poi è chiaro che bisogna andare a considerare molte altre cose, il contratto rimane, la fiducia verso la Roma da parte mia rimane, la stima da parte mia uguale, di conseguenza rimane tutto com'è. Quindi a prescindere dal risultato finale? A prescindere dal risultato finale.
non è solo il risultato, è come ti si sviluppa anche, è come ti comporti durante il tragitto. Nella strada intrapresa sono i comportamenti che hai che possono fare la differenza. A volte contro la sorte non basta l'impegno, nulla può fare l'uomo. È una domanda che non è corretta in funzione di quello che abbiamo terminato un attimo fa. Abbiamo detto che rimane tutto così e tutto a posto. È una curiosità sua questa. È un pizzicorio che ha lei. Se lo gratti, se ha il pizzicorio.